Una passeggiata empatica, quella di stamani, a essere coinvolti 78 alunni delle classi quinte della primaria della direzione didattica di Montesilvano in via Valle d'Aosta. L'iniziativa ha concluso la 2 giorni del progetto Sentinelle della Civiltà, organizzato dalla responsabile dell'ufficio disabili del comune di Montesilvano, Claudio Ferrante, in collaborazione con l'associazione Carrozzine Determinate. I ragazzi sono stati meravigliosi. Proprio questo progetto che ci viene richiesto non solo da tutto l'Abruzzo trasforma proprio i ragazzi, perché fa fare una grande riflessione su quella che è la felicità, su quello che è il loro impegno nei confronti dei ragazzi con disabilità. Abbiamo trattato gli argomenti, quale empatia, gentilezza, solidarietà. Loro hanno capito perfettamente tutto, hanno capito che possono essere barriere o facilitatori. Si sono messi subito all'opera perché hanno aiutato immediatamente i loro compagni con disabilità. È stato un percorso pedagogico davvero ricco di emozioni. Il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis. Sì, da sempre Montesilvano si è resa protagonista per il mondo della disabilità e con una delega specifica che peraltro io ho rivestito per 5 anni. Da sindaco ho voluto imprimere ancora di più una marcia per far sì che dei progetti come questo possano portarsi avanti in tutte le scuole e per regalare alla città un'accessibilità e un'inclusione che ci auguriamo possa essere totale fra qualche anno. Certo è che questi progetti sono molto molto importanti proprio perché lanciano uno sguardo al futuro, sono le future generazioni che sono i protagonisti di questi progetti. Perché troppo spesso ci scordiamo, per esempio, di quanto siamo fortunati, la pandemia, la guerra ce lo ricordano ogni giorno e soprattutto loro sono le generazioni future presenti e quindi è un impegno da parte di tutti, me compreso quello di segnare le coscienze e far in modo che i ragazzi diventano adulti immediatamente perché ce n'è bisogno.